L'inizio dell'anno scolastico è alle porte e sono molti i genitori che in questi giorni sono alle prese con quello che comunemente viene definito ambientamento o inserimento all'interno dei nidi o delle scuole dell'infanzia. L'ambientamento è una fase sicuramente molto delicata che non si esaurisce in un periodo di tempo delineato. Vediamo insieme magari quelli che possono essere alcuni consigli per affrontare meglio questa fase. L'ambientamento da un punto di vista psicologico è proprio il primo vero e proprio distacco tra madre e figlio. Si tratta di un passaggio evolutivo per entrambi. Innanzitutto è importante quindi creare una routine, è importante che il bambino venga comunque reso consapevole di quello che accadrà, di come funzionerà, del fatto che ovviamente la mamma o il papà poi lo andranno a riprendere, ma soprattutto è necessario creare delle abitudini scandite da piccoli avvenimenti che passo dopo passo scandiscano proprio i momenti antecedenti all'entrata del nido e della scuola dell'infanzia. Un secondo consiglio è quello di non lasciar trasparire le proprie emozioni. Se per il bambino il distacco dalla figura materna o paterna è sicuramente traumatico, lo è altrettanto per la madre, per il genitore che ovviamente ne può soffrire. Vedere il proprio figlio in preda a un attacco di pianto e lasciarlo in lacrime tra le braccia di quelle che apparentemente inizialmente per la madre, per il papà sono delle figure sconosciute come un'educatrice, come un insegnante, dà quasi la sensazione sicuramente di averlo abbandonato. Il miglior quindi atteggiamento per aiutare il piccolo è quello di mostrare entusiasmo in modo da infondergli quella fiducia proprio necessaria per affrontare questa nuova avventura. L'ultimo, ma non meno importante consiglio è quello di rispettare i tempi del proprio bambino. Non tutti i bambini sono uguali, ci sono quelli che nel giro di pochi giorni o di poche ore si adattano a una nuova situazione e poi ci sono bambini che necessitano di maggior tempo, magari di qualche settimana o addirittura di mesi. Ecco, una cosa importante è non mettere mai a confronto i bambini. Nei casi più difficili, poi, quando i bambini mostrano degli evidenti segni di disagio, passando intere ore a piangere, bisogna quindi cercare di non demordere. Con questi piccoli consigli, voglio comunque augurare a tutti un buon anno scolastico.